Ben approdati nuovamente sul mio canale, ma soprattutto ben approdati nuovamente e finalmente in un nuovo video delle Makeup Angels. Ebbene sì, siamo finalmente tornate dopo questa mini vacanza, diciamo, che ci siamo prese, e torniamo a Gorbotto con un bel video veramente molto molto interessante. L'idea è stata di Stefania. Come sapete, le mie due angels sono Stefania di Bennardo e Betty del canale Betty82. Stefania ha visto questo video di Giulia Cova, che risale a parecchi mesi fa in realtà, e finalmente abbiamo trovato l'opportunità per poterlo rifare. Perché rifare? Perché è un video tag e lei stessa nel video invita a rifarlo, specificando che avrebbe molto piacere nel vedere questo video rifatto, comunque nel sapere quali sarebbero state le risposte delle sue follower. E noi raccogliamo la sfida proprio facendo un video in collaborazione. Il tag si intitola "E se", tutto a tema makeup, e questo ci offre l'opportunità di poter parlare di un sacco di cosine interessanti, sia novità che non, sia top che flop. Ma andiamo a cominciare. Prima di tutto però vi ricordo che nell'info box troverete il link al video di Giulia Cova e successivamente anche il link ai canali di Stefania e Betty, per andare a vedere anche ovviamente i loro video subito dopo aver visto il mio. Cominciamo con le domande. Prima domanda: e se dovessi pensare ai creator che segui Instagram e YouTube, qual è stato l'ultimo prodotto acquistato per colpa loro e per colpa di chi? Stavolta l'ultimo prodotto acquistato non è stato per colpa di Giulia Cova, ma per colpa di un altro youtuber, comunque, che amo molto, che è anche molto amato e molto seguito. E avete già visto questo prodotto in un mio video, ed è questo, la palette, l'ultima uscita in casa Revolution in collaborazione con Tammy, ed è la Tropical Twilight Tammy per Revolution, ed è una palette meravigliosa, spettacolare, che io ho visto nel video di Carmi, cioè ho visto il video in cui Carmi provava tutta la collezione, sono ita fuori di testa, soccorsa sul sito di Pink Panda, ed eccola qua fra le mie mani, e presto arriverà il video in cui la metteremo alla prova, e forse pure più di uno, se riesco a trovare la forza di girare con questo caldo, perché c'è un botto di video makeup da fare, raga. Comunque, io ve l'ho già fatta vedere in un video, ora se mi ricordo ve lo lascio nei schede, vi dico sempre, tanto alla fine ce lo lascio mai, però stavolta ci proviamo. Eccola, già il pack è tutto un programma, e dentro la palette è così, semplicemente meravigliosa. E se dovessi scegliere tra tutti i tuoi prodotti, quali sono i tre luxury che valgono davvero il loro prezzo? Dunquino. Io non compro molti prodotti luxury, e magari mi capita un po' più con la skincare. Diciamo che recentemente ho acquistato alcuni prodotti di Dior per quanto riguarda la skincare, ma ancora non li ho testati, quindi non vi posso dire se vale la pena o meno. Però ci sono alcuni prodotti che sono tra i più costosi della mia makeup collection, che io ricomprerei ad occhi chiusi. E il vento mi sbatte le finestre, da paura, mo devo richiudere un'altra volta, e fa una sauna qua dentro, moro soffocata. Allora, il primo prodotto che vi vado a citare è questo, il Lip Maximizer di Dior, che è un lip plumper. È un lip
plumper all'acido ialuronico, che va a fare veramente un bel effetto juicy alle labbra, ed è anche un gloss perché comunque è colorato. Io ora ho scelto questa colorazione qua, che mi sembra che era la Rosewood, ora non rammento bene, ed è scritto talmente piccolo che, siccome che sono ciecata, ci passiamo 40 minuti solo a cercare di capire che c'è scritto, poi ve lo cerco e ve lo metto. Ed eccolo qua, stupendo, bellissimo, meraviglioso, con una bella matita nude, non so, come una Spicy o una Boldly Bare di MAC Favola. Io questo l'ho portato proprio, ora non si vede perché l'ho tenuto in orizzontale, ma vi assicuro che è arrivato già fino qui, ed è uno dei miei gloss preferiti, ed anche un odorino mentolatino, sa proprio di, sapete lo sciroppo, lo sciroppo Fabri, quello per fare bibita estiva, che di solito con latte freddo, sciroppo a menta, buono. L'altro prodotto che comprerei sicuramente a occhi chiusi è questa linea di rossetti di Dior, che credo sia la linea più alta, sono i Diorific, ora io qua ne ho due, lo 005 che è Glory ed è bellissimo perché è un nude cannella leggermente satinato, che è qualcosa di fantastico, e sulle labbra dà un effetto che ve lo dico a fare, labbra proprio di seta. E invece l'altro è lo 040 ed è Marilyn, manco volevo per cosa a memoria, stupendo rosso ciliegia, proprio quello che vedevamo sulle labbra di Marilyn, ed è leggermente matte, leggermente lucido, diciamo, non è proprio completamente matte, ma non è neanche uno sheer. Stupendi, profumano di signora in pelliccia dei parioli, e un po' così, no, quell'odore di make up di una volta, però a me mi piace, fa tanto vintage. E poi il terzo prodotto, che mi sembra, questo costa quasi 40 euro, quindi per un fissante è veramente tanto, però è l'imbalsamatore di Huda Beauty. Questo davvero io lo ricomprerei 700 milioni di volte, e penso che lo ricomprerò sempre sempre sempre, mai senza un flacone di questo, perché oltre ad avere una nebulizzazione che è semplicemente fantastica ed impalpabile, vi fissa delle serie che vi portate il trucco appresso per una settimana, tipo tatuaggio semipermanente. Per questo io lo chiamo l'imbalsamatore. E se potessi tenere solo 5 pennelli make up tra tutti quelli che possiedi, quali sarebbero? E qua, gente, un tasto dolentissimo, perché io uso 10 pennelli soltanto per far trucco occhi, quindi figuratevi un po'. Però ne ho messi 5, con questi non riuscirei mai a fare un look completo, a meno che non sia un make up no make up di quelli proprio super super easy, però sono quelli che io mi accorgo di andare sempre 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 a prendere quando realizzo un look. Il primo fra tutti è questo pennellino di Essence, io ora non ricordo, credo fosse di una limited edition, di quelle proprio dell'anni di Checchennina. Comunque Essence lo fa sempre uscire, questo pennellino qua, che dovrebbe essere da eyeliner, ma gente, questo è toppissimo per le sopracciglia, perché è minuscolo, si controlla quindi da paura, e se lo vedete da così, c'ha uno spessore delle setole alla fine che è semplicemente impercettibile, sarà un centesimo di millimetro, un capello. Quindi potete fare proprio tranquillamente tutti i peletti, tranquillamente tutte le parti più minime, e vi vengono delle sopracciglia che ci potete cesellare da paura, insomma. Questo è il migliore, non si è mai spampanato in 10 anni che ce l'ho, e questa è la mia reliquia. E devo andare a dare un'occhiata negli stand di Essence a vedere se ne hanno rifatto un altro così, anche se di solito, insomma, ci sono, se lo trovate, un pennello con questa forma delle setole, perché ormai con questo colore ti saluto addio, prendetelo perché è toppissimo.
Altro pennello che adoro follemente ed è di un brand che mi piace tantissimo per quanto riguarda i pennelli è questo pennello di Jessup, che è un pennello duo fibre, diciamo flat ma tagliato, angolato così, no, più che altro un buffer angolato. Questa è la sezione tonda che si apre un po' alla fine delle setole. Questo è il pennello perfetto per applicare il correttore qui nel contorno occhi. Io mi ci trovo benissimo. In più, quando mi faccio la base estiva, per cui non applico quasi mai il fondotinta, posso benissimo andarci a sfumare il correttore nelle zone in cui sono dovuta andare a togliere qualche imperfezione. E sempre utilizzato in combo con quest'altro pennello, di cui ora si è cancellato il brand, non me lo ricordo, però comunque è un brand abbastanza noto che viene rivenduto da Coin. E questo è un ottimo pennello per andare a sfumare nell'angolo interno dell'occhio, fino qui, il correttore aranciato, che voi sapete per me è totalmente imprescindibile. Io non posso assolutamente andare in giro senza correttore aranciato, perché altrimenti ammazza la gente. Pietrifico come Medusa, perché c'ho delle occhiaie che fanno spavento, e quindi questi qui sono proprio per me immancabili, assieme al pennello delle sopracciglia, perché io le sopracciglia non le ho e anche quelle sono immancabili. Poi, come pennello da ombretto, il mio top forever and ever, che vado sempre a prendere in automatico, anche quasi senza rendermene conto, il 217 di MAC, che per me è il pennello perfetto. Io sono certa di poter realizzare un make-up che abbia, insomma, la sua decenza solo ed esclusivamente con questo pennello, perché può andare bene sia per applicare l'ombretto sulla palpebra, sia per sfumare nella piega, sia per sfumare qua sotto, perché la forma delle setole è modulabile e perfetta. Semplicemente, io ho ancora uno dei pochi cimeli in setole naturali, perché adesso sono stati tutti rifatti in setole sintetiche. Questo in setole naturali mi ricordo costò una fracca, non vi scherzo, probabilmente sui 30 euro, 35 forse. Vi posso dire che i pennelli in setole sintetiche che vengono prodotti oggi sono ottimi e consentono un'ottima applicazione, hanno un'ottima performance, però vi posso dire che quando uso quello in setole naturali, ahimè, la differenza si nota nella sfumatura e nella diffusione del colore. Purtroppo i pennelli in setole naturali sappiamo che vengono prodotti, quindi io sono contentissima che adesso vengano fatti dei pennelli in setole sintetiche ottimi, però io a verità va, dico, nonostante so che può non essere apprezzata questa affermazione, però è così. Almeno per quanto riguarda il make-up degli occhi, che è quello che richiede una maggiore precisione, una maggiore attenzione. Per il resto non noto minimamente alcuna differenza tra pennelli in setole sintetiche e pennelli in setole naturali. Una minima differenza la noto su questo. Per quanto riguarda invece l'ultimo pennello, il quinto, un pennello viso, con questo io applico la cipria. Ed è un pennello flat ma angolato, sempre di Jessup. Io con i pennelli Jessup mi trovo benissimo. Questi pennelli li ho da 10 anni, lavati e rilavati 700 milioni di volte. È un kit viso con 5 pennelli grandi e 5 pennelli piccoli per l'applicazione del correttore o per andare, insomma, nei punti in cui bisogna essere più precisi, e sono semplicemente spettacolari. Questo è il migliore, perché l'angolatura delle setole, che vedete è, così forse vedete meglio, flessibile, mi consente proprio di andare a ad adattare perfettamente alla forma del viso, e quindi mi va a tamponare la cipria perfettamente dove serve, e riesco anche a fare l'angolo interno dell'occhio e il contorno occhi senza alcun problema. E se dovessi ripensare all'ultimo mese, quali sono gli ultimi 3 prodotti che hai acquistato? Ce li mostri? Molto bene, vi mostrerò una borsetta di Sephora. Uno dei prodotti contenuti qua dentro l'avete già visto sul canale YouTube, l'altro l'ho fatto vedere su Instagram nelle stories.
Quindi uno degli ultimi prodotti acquistati è la palettina di glitter di Nabla, con cui spero di girare oggi un video. Ve la faccio rivedere al volo, perché comunque ve l'ho già fatta vedere e non sono stata neanche la prima, perché sul tubo gira ovunque. Comunque, vabbè, che vuol dire, fa top doppissima, so glitter, ma la potevo far scappare, pare un gioiello, una gemma. Mister Daniel, penso che questo sia il prodotto più bello che tu abbia mai creato da quando hai coniato Nabla. Ho acquistato poi, approfittando dei saldi, 3 maschere di Sephora, erano tutte quante in sconto a 1,90€ e come te potevi far scappare, a me queste maschere piacciono un sacco, ho preso quella al cocco, stranamente tutte nutrienti e idratanti, strano, poi quella all'ici ultra idratante e poi questa rimpolpante all'aloe. Terzo e ultimo prodotto acquistato è questa, finalmente l'ho presa, l'ho trovata in sconto a 25€, mi chiamava, ma ammiccava e niente, ma sono portata a casa una delle 5 palettine da viaggio, diciamo, che Pat McGrath ha fatto. Il pack è di una spettacolarità che vuol dire che fa incredibile e niente, poi la vedremo meglio nel dettaglio in un video in cui la proverò, per adesso la faccio solo vedere così. Allora, e se dovessi dirci un brand imperdibile make up di cui nessuno parla? Dunque, c'è un brand di cui io ho provato esclusivamente un prodotto, che è The Lancy, però ne ho sentito parlare benissimo in giro. Io vi posso dire che questa palette l'ho messa nei preferiti di qualunque genere, l'ho usata tantissimo, come potete vedere, per una persona che ha una libreria di palette, questo vuol dire usare veramente tanto una palette. La performance è eccezionale, gli shimmer sono bellissimi, i glitter che ve lo dico a fare, i duochrome stupendi e anche i matte bomba. Quindi vi posso dire The Lancy, un brand fantastico di cui non parla praticamente nessuno e che è rivenduto su Amazon. Girate e trovate diverse cose. Allora, e se dovessi ripensare ai tuoi acquisti recenti, quale grossa fregatura hai preso da raccontarci? La fregatura è fresca fresca e sono i 2 fantomatici eyeliner della nuova collezione estiva di Kiko, Unexpected Paradise, Unexpected Flop. Chi se l'aspettava? Veramente sembrano dei pennarelli, ma non è la prima volta che utilizzo un eyeliner con questo tipo di applicatore, solo che questi fanno veramente schifo perché non si può gestire in alcun modo il segno. Qua devi premere per far uscire il prodotto ed è enorme. Se vuoi fare una cosa un po' più delicata, non scrive. E si asciuga, come vedete, la punta soltanto in 3 secondi che è fuori dal cappuccio. Quindi, che vuol dire fare? C'è riuscito a fare una linea che sia dritta o che sia omogenea? Ed è una. Non è omogeneo, non scrive bene sull'occhio, grippa tantissimo. E non è solo perché io ho la palpebra da vecchia, gente, perché ho 42 anni. E non scrive sugli ombretti, skippateli, mi raccomando. E se dovessi consigliarci un prodotto low cost da correre e comprare di corsa, ebbene questo è proprio super 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 mega low cost e vi consiglio della linea Quo Vis, che io so essere rivenduta da Inns, ma potrebbe anche essere rivenduta da Lidl o da altri discount. Queste sono le salviettine struccanti bifasiche con olio di mandorle dolci e di oliva e vi posso dire che non ci sono schifezze neanche nei primi 12 ingredienti dell'Inci. Sono salviettine struccanti che costano, mi sembra, 1,29€ o 1,49€, ora non ricordo esattamente, quindi pochissimo. Le aprite, profumano di mandorla, di mandorla e di fiori freschi, è una cosa fantastica. Sono zigrinate, quindi asportano benissimo il trucco,
sono veramente bifasiche, perché io a volte anche solo con una salvietta riesco a struccare entrambi gli occhi alla perfezione. Il resto del make up lo vado a togliere sempre con un altro prodotto della linea Quovis, che è questa acqua micellare con acqua di Amamelis. Io con quest'acqua micellare veramente riesco a togliere benissimo tutto quanto il make up sul viso. Inoltre non mi dà minimamente fastidio neanche sugli occhi, ma proprio zero carbonella. La passo ed è veramente delicatissima. Ha un profumo anche qui molto molto delicato, floreale ma non fastidioso, e c'è la pompetta che si schiaccia, o non va schiaccia se non mi spruzza, e si può appoggiare il dischetto e viene imbevuto automaticamente. 2-3 pump e ve levate tutto. Io con questi veramente mi sto trovando da paura, e questa è già la seconda confezione o la terza che ricompro di salviettine. Questa mi sembra 1,99. Vorresti condividere con noi la lista dei prodotti che più desideri e qual è l'ultimo prodotto inserito? Dunque, diciamo che adesso il prodotto che desidero di più, sto decidendo se fare l'ordine ora o quando torno alle vacanze, perché tra pochissimo partirò, quindi molto probabilmente lo farò quando torno, ed è Root Cosmetic, perché ho visto su Pink Panda e sto preparando un bel carrello di prodotti Rude Cosmetics, perché mi fa impazzire. Quella è la cosa che desidero al momento di più. Allora, e se dovessi mostrarci un prodotto da contouring in crema e uno in polvere, quale ci consigli? Molto bene, ve ne consiglio due in polvere, uno low cost e uno high cost, perché io non uso contouring in crema, non mi piace. Detta proprio così, schiettissima. Non so se cambierò mai idea, ma per ora fondamentalmente no. Allora, come prodotto da contouring, veramente che non mi abbandona mai, è questo di Kat Von D, fondamentalmente la sua palette da contouring. Io ovviamente poi ho acquistato da parte il duo con Lyric e Shadow Play, che sarebbe il medium, perché sono quelli che si accordano di più con il mio incarnato. Ed eccolo qui, questo è pazzeschissimo, perché si sfuma in 1-2-3, non fa macchia, si adatta a tantissime tipologie di carnagione e fa un effetto bellissimo e dura una cifra. Anche la parte illuminante è favolosissima e va bene anche per essere utilizzata come color burro sottorcata sopraccigliare nel caso in cui vi portiate una palette che non lo possiede, quindi averlo sempre con sé è top, perché fa anche da color burro e colore da transizione in caso. L'altro prodotto che vi vado a consigliare è un low cost, che purtroppo ci ha avuto un bruttissimo incidente, si è frammentato pesantemente, ed è una terra di Astra, la numero 14, della linea Bronze Skin Powder, terra compatta, ed è favolosissima, la numero 14 soprattutto, diciamo che mi fa alternativa low cost a questo. Perfettamente anche come performance, è forse leggerissimamente più calda, ma un caldo che comunque non diventa rossiccio o arancione, proprio che dà un bel effetto sano. Questa ve la consiglio tantissimo e molto probabilmente sono indecisa se ricomprarmela, anche perché mi piace portarmela dietro, ma in queste condizioni indovado. Se dovessi pensare all'ultima settimana, quali sono gli ultimi 3 prodotti labbra che hai indossato, ce li mostri? Per gli ultimi 3 prodotti labbra che ho indossato, partiamo dall'ultimo, escludendo quello che porto, perché anche Giulia l'ha escluso quello che indossava. Se vi dovesse interessare, quello che indosso è Flirting Brick, il numero 03, dei Lips Click di Astra, nella versione matte. E invece l'ultimo che ho indossato è questo, un Hypnotize Liquid Lipstick di Astra. La colorazione è Gossip Girl e posso dire che è semplicemente favoloso. Ha una texture talmente sottile che non vi rendete proprio conto di averlo. Asciuga in un tempo per me giusto, non rapidissimo, diciamo che ci mette un minutino e mezzo, ma quando lo stendete è confortevolissimo. È confortevolissimo dopo, quando si asciuga, non secca, non tira, è proprio pazzesca la texture. Non ha una durata di quelle infinite, diciamo che può durare 4-5 ore se non mangiate forse qualcosina di più, ma sinceramente per una confortevolezza tale me ne frego che non dura tanto, mal che vada lo ritocco, ma
bomba. Questa è diventata, cioè, la mia texture preferita assieme a quella di Huda Beauty. Altro prodotto è questo rossetto di Revolution che mi è arrivato nel pacco, nella mega box. Io non gli avevo dato due spicci e invece è diventato praticamente uno dei miei rossetti preferiti. Mo sto a magnà. Fantastico, riesco ad accostarlo a tantissime tonalità di matite labbra nude che me lo vanno anche un po' leggermente a virare, un po' più caldo, un po' più freddo, ed è stupendo, confortevole, burroso, morbido, idratante, toppissimo. Mi sembra che ora questi stanno anche in sconto, quindi dategli un'occhiata, piatelo. Altro prodotto che tiro fuori sempre in estate, ma qualche volta anche in inverno, ed uso spessissimo, è questo gloss qui di Wycon, ed è Lucid Dreams Lip Gloss. Questi ora sono in sconto sul sito di Wycon a 7,90€. Prendeteli perché a prezzo pieno stavano 13,90€. Questo soprattutto è bellissimo, bellissimo. E lo vado ad abbinare ora molto volentieri a una delle nuove matite di Wycon della linea Pro, che sono spettacolari. Devo andare assolutamente a comprarne altre, soprattutto adesso che stanno al 30% di sconto. Questa colorazione qua, che è una delle mie preferite, la 217 Soft Brick, ed è un nude bellissimo. Il tag finalmente è terminato. Io ho detto vabbè, non so, tante domande, invece c'è da parlare tanto, quindi il video sarà venuto lunghissimo, per cui mi scuso fin da ora. Spero che vi siate premuniti con provviste e quant'altro, perché veramente non ne uscite vivi, ve lo dico io. E detto questo, il video si conclude qui. Io lascio il tag aperto per chiunque di voi voglia rifarlo. Mi raccomando, non dimenticate di nominare Giulia Cova, che è l'ideatrice del tag, e linkare il suo video nell'info box nel caso in cui decidete di rifarlo. Andate a vedere i video delle altre due angels, la Betty82 e la Stefania di Bennardo. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia divertito e vi abbia dato anche qualche tips o qualche spunto interessante per i vostri nuovi acquisti o prossimi acquisti, o magari, perché no, per tirare fuori qualche vecchio prodotto che avevate, ahimè, dimenticato, ma che valeva la pena. Detto questo, io vi saluto, vi si ama tutti quanti, e ci si vede al prossimo video. Miau miau.